Dove siamo? Beh, siamo nelle paludi, non è proprio il salto di qualità che ci aveva promesso Dutch, il futuro che sognavamo tutti. Ehi, hey, gente, questo è Vi do il benvenuto con una puntata su Red Dead Redemption. L'abilità Dead Eye è migliorata, adesso quando il Dead Eye è attivo le parti del corpo che puoi colpire per uccidere immediatamente i nemici appariranno evidenziate. Cioè, scusami, non è che devono apparire evidenziate, la testa, devo sparare. Voglio dire, testa e il cuore, è lì che si mira. Cos'altro devo mirare? Allora, vediamo... Ah, non posso equipaggiare le armi. Andiamo da Dutch direttamente per la prossima missione. Purtroppo siamo nelle paludi, la malaria e... le varie malattie possono... il tifo possono accompagnare solo. Però... è il salto di qualità che ci aveva promesso Dutch, no? La bella vita. Bianco in D4, ma chi è che sta giocando a scacchi? Cerco di risolvere i nostri problemi una volta per tutte. Adesso... siamo tornati, me ne sto seduto qui. Contemplo il grande viaggio del sole e medito su una famosa mossa degli scacchi. Quei viscidi esecutori di una mediocre giustizia, i Pinkertons e il loro benefattore, quel milionario deprimente di Leviticus Cornwall, vogliono prenderci, Arthur. Ci hai messo 40 episodi per arrivarci. Complimenti, finalmente l'hai capito. Beh, forse il problema non sono loro. Che vuol dire? Non lo so, solo che... beh, continuo a pensare che sarebbe stato meglio scappare da qualche altra parte. Ma la partita non è ancora finita, Arthur. Cioè, non ho ancora fatto la mia ultima mossa. Ma direi che mi interessa di più salvare delle vite che vincere a scacchi. Forse non vale la pena essere tanto attaccati alla vita. Senza dubbio. E le donne? Mi sembri José. Madonna, non lo sopporto più. Dutch, senti, ma ricordati che è morto per colpa tua. Ho fatto una domanda. Tu che ne pensi? Non possiamo stare qui. Questo è ovvio. Intendo, ci hanno inseguiti da ovest e ci hanno inseguiti oltre le montagne. Ci hanno costretti a prendere il mare. Arthur, posso fidarmi di te? Porca miseria, sono qui da non so quanti episodi. Ma abbiamo problemi più gravi da risolvere. Abbiamo bisogno di più soldi. Ormai siamo in fuga da mesi. E ti ho visto uccidere a sangue freddo, come dici di non fare. E mi dispiace, ma non posso evitare di pensare se noi... è un posto nel Roanoke Bridge, dopo Butcher Creek, dove possiamo nasconderci. Tu e Charles potreste portarci gli altri. Micah. E io dobbiamo fare un po' di ricognizione. Non ho ancora un piano definitivo. Arthur, io non ho... cosa non hai? Mi serve un po' di tempo. Madonna mia. Sì, gente leale. Tu quanto sei leale invece a noi? Tra l'altro mi devo pure fare la barba. È già ricresciuta. Tu quanto sei leale verso i nostri confronti, porca mannaggia. Stupido idiota di un Dutch. Veramente non lo sopporto più. Mi desse la possibilità il gioco di sparare in faccia senza pietà. Andiamo, Charles. Charles, vuoi venire con me? Come sempre. Lui sì che è un bravo. Su, oltre Butcher Creek. Quello è un territorio di Clan Murph. Quindi dovremmo sparare? Ci faranno un'imboscata? Andiamo, Charles. Che aspetti? Lui ha sempre avuto la doppietta. Sempre. No, forse una missione ha avuto l'arco, se non sbaglio. Cerchiamo un nascondiglio, pure la legge esisterà prima di seguirci lassù. Perché non posso camminare? Sì, ho perlustrato quella zona mentre eravate via. E? Lo vedrai. Che cosa vedrò? Madonna mia, si sentono le zanzare volare proprio. Allora, prima di tutto dammi un secondo. Nutri. Monta in sella. È una bella cavalcata da qui. Ok. E striglia. B. Pensavo che stessimo andando via. Legame col cavallo livello 2. Finalmente hai sbloccato l'abilità di impennare con questo cavallo. Premi control e premi brevemente spazio per eseguire questo movimento. Dobbiamo sbrigarci. I rinforzi di Pinkerton non arriveranno tra un giorno. O forse due. Sì, e prima ce ne andiamo da qui, meglio è. C'è un po' di strada da fare. Ho visto delle canoe vicino al ponte sul fiume che porta dritti a Butcher Creek. Usandole faremo più in fretta. Che ne dici? Vai in canoa. Sì, probabilmente la barca è una buona idea. Bene.
Quindi? È un piacere rivederti, Charles. Anche per me. Grazie per quel che hai fatto a Saint-Denis. Ce li hai tenuti lontani. Sei stato molto coraggioso. Ero in pensiero, credo che tu e Abigail foste morti. Io sono rimasto per un po' e poi mi sono fatto dare un passaggio da un carro di lavoratori diretti ai campi. Abigail dice di essere riuscita a scappare. Quando hanno preso Osea. Potrebbe essere che ha fatto un patto con i Pinkertons? Potrebbe essere? Può darsi, ormai non posso più fidarmi di nessuno. Fucile a cannaliscio semiautomatico, madonna mia, questo fucile non sapete quanto mi sia mancato. Oh, ho detto di equipaggiare quel rolling block, lo tieni, mannaggia a te. Ce la fai? Ti risulta difficile tenerlo. Sono stati giorni molto duri, non ce l'avrei fatta senza Sadie. E come hai trovato il posto dove stiamo? Immagino che quei teschi infilzati non fossero però tua. Lo conosceva Strauss. La gente del posto ne ha paura. Quindi ci è sembrato l'ideale per guadagnare tempo. Ha funzionato. Perché uno di noi non si è portato qui dietro la legge. Ma invece dove che siete finiti? A Cuba? Non esattamente. Sono isola da quelle parti, chiamata Guarma. Ci siamo ficcati in un mucchio di guai. Su un'isola tropicale? Sul serio? Non era proprio quello che voleva darci? Immagino che non fosse all'altezza dei suoi ideali. Non sono sicuro che Dash sappia cosa voglia ormai. Forse non più. Ma in passato è sempre riuscito a sistemare le cose. Lo so, hai ragione. È solo che io... È stato... Credo solo che mi manchi Osea. Sai, è la sua saggezza. Naturalmente. Ci muoviamo. Oh, li sono ricercato. Non promette nulla di buono. Il fatto che noi ci stiamo addentrando dentro territori in cui siamo ricercati. Qualcuno a cavallo. Ecco il ponte. Eccole qua le canoe. Eh sì, le vedo qua. Cavallo. Cavallo. Beh, almeno uno c'è. Basterà. Andiamo. Come si sale? Con Possiamo usarla? Charles, io sono già a bordo. Ah, ti faccio spazio. Prego, prego. Forza. Sono a bordo. Ah. Ok. Vast per controllare. Tieni premuto Maius per remare. Ho trovato pioggia che cade e quella non mi ricordo. Ho cercato di dare una mano come potevo alla riserva. Te la passano male laggiù. Non mi sorprende. Sembrano essere nei guai, se ne stavano cercando altri. C'era qualcuno che parlava lì a Murphy, che si nasconde nelle grotte. Dovremmo stare attenti. Sono degli animali. Sono tutti terrorizzati da loro. Stupendo! Dash non ne ha parlato. Ci sono tante cose di cui Dash non parla. Beh, non è una cattiva idea nascondersi lassù. Nessuno viene da queste parti, neanche la legge. Ma sta pronto. Non sarà facile. Vada come vada. Oh, scenetta. Meno male, ci fa saltare tutta la remata almeno. Credo. Secondo me inizieranno a spararci. E dovremmo difenderci da questa canoa dove siamo dei bersagli più che facili. Dire facile è un complimento. Migliora la nostra situazione. Oh, siamo arrivati. So che è notte. Qui non ci vedremo una cippa. Ah, siamo di nuovo ripartiti. Interessante. Rema, rema, remate, giovanotti. Oh, siamo quasi arrivati. Solo un altro po'. Solo un altro po'. Dai. Stiamo nuotando contro la... Non si dice marea. Controcorrente, quindi... Siamo molto... Lì vedo una lanterna. Qualcuno con una lanterna. Oh, lì vedo altri simpaticoni. Un fuoco acceso. Questo è... Laggiù è Butcher Creek. Questi chi sono? La gente del posto.
Non sembrano molto amichevoli. Lo so. Aspetta di incontrare Murphy. Da qui è meglio se si procede a piedi. Allora, vediamo se sono amichevoli questi signoroni. Perché cammini lì indietro, Arthur? Buonasera. Chiedi per Beaver Hollow. Sai come arrivare alla caverna di Beaver Hollow? Andate via, se no volete finire male. Mamma mia, dei selvaggi. Su, vieni, non ci ritorno mai. Sono sicuro che si trovi a nord, seguendo questa strada. Dove siamo sulla mappa, tra l'altro? Fammi vedere. Mazza, siamo lontanissimi. Porca miseria. Oh, nelle paludi. Più nelle paludi di così non si poteva. Vabbè, almeno c'è la nebbia a coprirci, no? Perché? Perché hai preso l'arco? Vabbè, ci terremo l'arco. Vabbè, almeno c'ho la mia pistoletta. La mia Lemat. Beh, andiamo verso nord, va. Se, solo Charles avesse voglia di correre. Magari possiamo prendere questi due cavalli, no? Insomma, magari affittarli, rubarli. Così non dobbiamo farcela a piedi. Sarà una lunga camminata. Che ne dici se prendiamo questi cavalli? Non dovrebbero accorgersi se li riportiamo per domattina. Sì? Sono d'accordo? Andiamo. Forza, Charles. Vai, Charles. Secondo te ho voglia di camminare? Dai, Charles. Dai, Charles. È ovvio che si accorgerà anche se siamo stati noi, perché siamo gli unici due forestieri ad essere passati di qua. Naturale che la gente non venga da queste parti. Non è esattamente un posto accogliente. Si dice che da queste parti sono scomparse molte persone. Probabilmente sono cannibali. Di recente una diligenza proveniente da Annisburg è sparita senza lasciare tracce mentre passava di qui. È un bene per noi, ammesso che questi bastardi incestuosi siano disposti a levare le tende. L'idea è che secondo me non gli piacerà affatto. No, ma credo che si nascondano per tutto Roanoke Bridge. Queste grotte sono solo uno dei loro nascondigli. Ecco perché dobbiamo fare piano. Potrebbero esserci delle vedette. D'accordo. Non investire quel povero procione. Vedi lì più avanti. Rallenta e non fare rumore. Potrebbe essere loro. Oh, fuocherello. Sì. Smontiamo qui ed andiamo a piedi. Dobbiamo seguirli in maniera silenziosa. Sì, vado. Ah, sono due. È un procione, sì. Avviciniamoci. Qual è l'idea? Qual è la condizione di queste armi? Beh, sono un pochino consumate, però... Proprio la Lamat. Ma sì, teniamo la Vulcano. No, teniamo la Lamat. Ci ho ripensato. Forza, andiamo di qua. No, normali, prendi quelle belle. Le Express. Sono qui. Ok. Modalità canna liscia. Oh, aspetta, devo fermarmi un attimo. Di già, Cristo santo. Sono proprio dei Murphy. Occupiamocene qui. Scegli uno e io mi occupo dell'altro. Ok. Chi riporta il corpo? Coso? Ah! Prendi il macete? Oddio mio. Prendi il macete. Porca mannaggia, vediamo se quanto è forte. Cioè, nel senso, se riesco ad amputare qualcosa con il macete. No? Niente? No, non posso più attaccare. Compendio aggiornato. Porca miseria, il macete. Altro che coltello. No, non riesco ad attaccare col macete. Però fai fruga, va. Membro del clan Murphy. Porca miseria, vedete che taglio che ha lasciato il macete. Quello dei selvaggi. Si girano con... Bottiglia incendiaria 2. Esca per predatori. Ruga anche su questo. Magari ha delle cose particolari. Ginseng. Aspetta, cos'è lì? Tomahawk. No. Bottiglia incendiaria? Tomahawk. Oh, mannaggia a te. Forza, Charles. Andiamo. Devi darmi dei Tomahawk da lancio.
Siamo qui. Beh, okay. Non stavano proprio esattamente provando a nascondersi, con quei fuochi accesi. Quello di licenza scomparso. Vuoi dirmi che ci sarà anche un bel bottino? Che hanno fatto? Oh, cosa hanno fatto lì? Un essere umano quello? Facciamo fuori sti schifosi. Ma cosa hanno fatto? Non capisco se... Tiriamo nel conno e li facciamo uscire con la dinamite. No, muoviti furtivamente. Facciamogli una sorpresa. Va bene, avviciniamoci un po'. Pronto? Allora, mi mostra dei punti rossi sulla mappa, ma non capisco dove. Sicuramente c'è qualcuno, se mi mostra. Non riesco a capire se sia una donna o un essere umano questo. Un uomo. Ma è un uomo. No, è tutte e due. Tutte e due. Due teste. Oh, Gesù. Oh, Gesù. Cosa gli hanno fatto sto poveraccio? Vieni qua, schifoso. In testa. Schifoso maiale. Neanche in testa l'ho preso. Ok. Pokerello. Vedo qualcuno. Cosa sta facendo lì? Oddio, questo proprio sul cranio l'ho preso. Che stava facendo questo qui? Allora, ridami il tomahawk. Ok, forse mi conviene andare da qui. Posso spegnere sta torcia? No. Lanterna. Oddio mio. Oh! Dai, stai scherzando. Stai scherzando. Vieni qua. Oh, mi hanno sentito. Mannaggia a me. Mi hanno sentito. Grazie per la copertura, Charles. Oh! L'ho macettato a morte questo qua. Ok, è ora di utilizzare la mia arma. Sei ancora vivo tu? Gli ho fatto volare il cappello. Oh, Charles, sei un assassino, sei. Charles è un assassino. Mio Dio. Ma ti hai visto, le ha sparato. Gli ha fatto volare il cranio davanti a me, sto poveretto. Sapete cosa? Qui utilizzeremo la dinamite. Namaste. No. Namaste, amici miei. No. No. Qui, 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 qui. Ah. Oh, via. Non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo niente. Riprendi la mia... la mia bellissima... Dov'è che l'ho lasciata la mia dinamite? Non riesco a capire, vabbè, non importa. Ne faremo a meno. È quello che stavo facendo. Ancora vivo. Stai scherzando. Dammi la testa. Dammi anche tu la testa. Chi è il prossimo? Sono tutti morti. Ah no, ce n'è ancora uno, ce n'è ancora uno. Volevo lanciare la dinamite, ma per qualche motivo me l'ha piazzata. È perché ho... non ho premuto click destro, mi sa. Ed è qui il mio amico. No, oh, l'ho lanciata malissimo. Perché l'hai piantata giù? Ma sei scemo. Prendi la dinamite. Prendi la dinamite. Il tempo che arrivo io, mi sa che quella signorina sarà morta. Vabbè, prendiamo il macete, va. Facciamogli una sorpresa a questo ragazzuolo. Mi hanno fatto volare il cappello. Ah, eccola qua. Voilà. Boom. Sei sicuro? Sei sicuro? Oddio mio. Questo ha fatto male. Beh, voglio solo sapere se riesco ad amputare gli arti così. No, non si riesce. Sarebbe carino, non so, una decapitata davanti così. Vabbè. C'era qualcuno che stava gridando. No, nessuno ti vuole uccidere, voglio solo liberarti. Come faccio? Ah, è qui, mi sa che devo tagliare questa roba. No, no, ti voglio aiutare, aspetta. Non ti preoccupare. Mio Dio, chissà cosa avrà vissuto questa signorina. Va tutto bene, va tutto bene. È al sicuro. Stia tranquillo. Forza. Ora di andare. Stia tranquillo. Va bene. Andiamo. Bello. Bello, bello. Where are you from? L'eroismo, intendo. What are we doing? Take her there and I'll go get the others. Ah, la devo riportare a Dannesburg?
Yes. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. La proteggerò io. Forza, denti giallognolo, ce la puoi fare. Vabbè che non c'era il dentifricio ai tempi, quindi è più che sensato. Annisburg, right? Yes. Annisburg. They... Loro hanno... Non so cosa they... hanno fatto. Questi selvaggi. Okay, miss. The others, they killed them. You're safe. Immaginavo anche quello. Just... Ora è al sicuro? Pensi di respirare. Sono animale, me ne sono accorto. Da quelle schifezze che hanno fatto ai corpi. Ancora, ho investito un povero cervo. Oh, cavalcare verso l'alba. Perché lo fanno? Beh, l'umanità ha fatto cose molto discutibili per molto tempo. Molta gente è malvagia, non c'è motivo per provare a spiegarlo. Non dormi da giorni? Eh sì, dai. Non dormirai per il resto della tua vita, mi sa. Queste sono cose che segnano. Allora, Meredith! Scusami, ho sbagliato strada, Meredith. Forse era tutto finito, Meredith. Dove in Annisburg? Una delle capanne dei minatori. Passiamo per la via principale, posso farle a strada. Posso farle a strada. Ok. Raggiunga la via principale. Da lì sarà più facile. Ah, eccolo qua, Annisburg. Dovrebbe essere questa, Annisburg. Eccomi qua. Non è poi così lontano. Pensavo di farmi una cavalcata lunghissima, invece. È andata pure bene. Eccomi qua. Grazie al cielo. Allora, dove abita? In cima alla collina. Vicino al fabbro. Ma! Ha visto delle brutte cose, temo, signora. Gran Murphy. Gente cattiva. Io ho incrociati per caso e ho fatto questo. Ecco, prenda, rifiuta. Non saranno $50 a cambiarmi la giornata. Ah no, non c'è bisogno. La tenga solo al caldo e abbia cura di lei. La buona azione della giornata. Oi oi. Non mi ricordo, Downs dovrebbe essere... Thanks, buddy. Downs dovrebbe essere, se non sbaglio, la moglie del contadino che abbiamo picchiato quasi a morte. Quello che abbiamo picchiato per conto di quel deficiente lì. Strauss. Dovrebbe essere lei. Mi sono un po' dimenticato i nomi. Però è messa male. Beh, senza il marito. Temo che siano arrivate le difficoltà finanziarie. Era ovvio quello che stesse per fare. Ah, abbiamo già spostato tutta la carovana. Com'è andata? Bene. Ho trovato una ragazza, l'ho riportata a casa. Tu e Mike avete trovato nulla? Forse sì. Forse ho trovato il nostro vecchio amico, Mr. Cornwall. Vero? Sì. Sta investendo sulla miniera di Annisburg. Ambizioso fino al midollo, vero? Io e Mike daremo un'occhiata, vediamo chi se sa che siamo qui e quali sono i suoi piani. Allora, Dash, ci sono mancata? L'ho trovata ubriaca a Saint Denis. Che gioia. E Molly. Padrone, Dio onnipotente. Io non mi farò ignorare. Dutch Vanderlyn. Sono lui. Né lei. Né un altro dei tuoi tirapiedi. Dacci la calmata, signorina. Io non ti devo niente. Niente. Ti sputerò in faccia, sappilo. L'ho fatto. Gliel'ho detto. Prego. Ho detto a Mr. Milton e Mr. Ross della rapina in banca. Volevo che ti uccidessero. Oh mio Dio. Io ti amavo, schifoso bastardo. Oddio. È pazza, non ne vale la pena. Hai parlato di me? Mi hai tradito? No, le sparerà. Ha ucciso una vecchietta. Conosci le regole.
No, le sta per sparare. Oddio, chi l'ha sparato? Ah, lei. Contro ogni aspettativa. Conosceva le regole, Arthur. Che ti ha preso? Mr. Pearson, Mr. Williamson, Mr. Pearson, Mr. Williamson, portate via questo cadavere bruciato. E tornate tutti al lavoro. Quindi è stata lei a fare la spia. Capitolo 6, Beaver Hollow. Una cosa che non mi sarei mai aspettato. Io ho sempre pensato che fosse Micah la spia. Riguardo al colpo in banca, c'era Molly, quindi è stata Molly anche a Blackwater. Mi hanno fregato. Quindi Molly voleva che Dutch morisse. Beh, un po' tutti lo vogliamo, Molly. Non ti biasimo. Ah, lui sta sempre peggio. Lui sta sempre peggio. Ah, con la brutta tosse. Che brutta tosse.